Today, neo-fascism is still around in Italy, and symbols of the past, like the Nazi swastika, are used to incite hatred. As an artist with a conscience, Spinazzi felt he needed to take care of his city. Ciao a tutti, io sono Pierpaolo Spinazzè, in arte cibo, sono uno street artist e cancello l'odio con il cibo. E ho sempre amato disegnare fin da quando ero piccolo e poi ho scoperto che si poteva disegnare sui muri e per me è stato un foglio infinito. Poi ho studiato al liceo artistico, perciò sono andato a approfondire questo aspetto artistico e ho fatto industrial design e ho approfondito un po' di più l'aspetto tecnico di questo lavoro e oggi sono uno street artist professionista. No one can pass by without admiring Spinazzi's colorful images of popular Italian food items. But behind his art is something even more meaningful. Throughout Verona, houses, walls, and other spaces have been defaced with this hateful graffiti. Dovevo trovare una soluzione. Smart and witty, Spinazzi used his talent and love to cover up those symbols of hate. For Italians, food is not simply nutrition or a part of culture. It represents a thing they hold sacred. It's a way to connect people. Instead of scribbles on the wall to instigate division, an image of a pizza and strawberries would bring everyone to the same table. And Spinazzi knew it for sure. Cibo è un progetto che è nato una decina di anni fa, un po' per scherzo, un po' per necessità, ed è un progetto che vuole contrapporsi a tutto l'odio che c'è sui muri, alle celtiche, alle svastiche che molto spesso ci sono sui muri della mia città, cose da mangiare, perciò il buono che copre il cattivo. For more than a decade, Spinazzi has been covering neo-fascist graffiti and other offensive writings with colorful murals known as cibo, which means food in Italian. It's also become Spinazzi's nickname. It's not an easy job. His paintings are like calls for peace and strive to eliminate hatred. But the neo-fascists saw it as a declaration of war and kept coming back to destroy his lovely paintings. But Spinazzi knows very well the power of true art and the importance of what he's trying to do. It is for this reason that he remains unafraid and is determined to not give up. Il più grande successo che ho ottenuto con questo progetto è una ricetta da muro. È un murales che ci ho messo tanti mesi a farlo ed ha richiesto anche l'intervento dei Nazi Skin. Infatti io ho disegnato prima un ingrediente, poi il murales è stato rovinato, ho disegnato un altro ingrediente e col susseguirsi dei vari ingredienti e delle scritte d'odio è venuta la ricetta completa, perciò l'odio di queste persone è stato reso positivo, è stato indispensabile per questa ricetta d'amore. And just like that, the hatred of the agitators was neutralized in his art. The hate mongers finally fell silent in the light of his patience and kindness. Il progetto sta dando dei risultati molto interessanti, sia su muro perché comunque con l'arma della creatività, con l'arma della cultura, riesci a portare queste persone in un territorio che non possono vincere, perciò diventa anche risolutivo. Perché dopo un po' si stancano, dopo un po' capiscono che non mi fanno paura, capiscono che a nulla serve fare altre svastiche. Però è interessante anche fuori dal muro. Verona has become Spinazzi's outdoor art gallery, where he unleashes his talent and message of love. His greatest reward is that his works bring joy to the community and draw more supporters every day. Ho
obiettivi futuri di Cibo sono quelli di disegnare ancora moltissimi muri, ma soprattutto di uscire dal muro con del packaging, con dei quadri, delle opere d'arte, delle sculture o comunque dei progetti molto più articolati. With Spinazzi's positive attitude and hard work, hundreds of hate graffiti are gone, and the city is now filled with color and inspiration for its residents to enjoy. Spinazzi is a true artist. He not only turns what is ugly into what is beautiful, but connects people's hearts with his compassion. His works are like sweet melodies in the dark, diffusing all fear and hatred with their beauty. Se lasciare un messaggio a qualcuno, gli direi che ognuno può fare la differenza. Io lavoro da solo e ho messo in difficoltà un'organizzazione molto più grande di me, ma soprattutto sono riuscito a contagiare altre persone con questa positività. Perciò bisogna che ognuno faccia la sua parte perché il mondo